tutti. Garcia Amadori nello spogliatoio, prima dell'incontro. Esatto. Cosa sta per succedere? Niente, adesso facciamo questo match che è una rivincita, e dove la società Cerotto era agli esordi, quindi mancante su alcuni aspetti, e invece adesso diciamo che è diventato un po' più integro, quindi possiamo lavorare in maniera diversa questa volta. Non faccio pronostici perché non è nella mia natura, però sono fiducioso del mio atleta, abbiamo fatto un buon lavoro, e all'Atletica Box, dove il ragazzo viene a allenarsi, è venuto sempre con dedizione, quindi siamo orgogliosi di questo, ecco. Aspettiamo solo il verdetto e vediamo come va il match. Naturalmente avete dei colpi segreti che qui non diremo in anteprima, anche se non pubblichiamo in diretta su Facebook come ha fatto Renzo Sorrentino in questa occasione, ma andremo fra qualche giorno. Però qualche colpo segreto è in cantiere. Più che colpo segreto direi strategia sempre, e intelligenza, che è secondo me la base di questo sport, una grande intelligenza, e quindi non saremo avventati, ecco. Poi durante il match vedremo il da farsi e vedremo le cose che bisogna fare. Comunque è un incontro che Alex sente molto, questo, al di là della rivincita, anche forse perché viene dopo insomma una sua grande affermazione a Milano in the Cage, un incontro che anche lui ha sentito molto come entusiasmante, sicuramente. Diciamo che è una forma di rivalsa, ecco, di lo scotto che ha pagato nell'entrare in questo mondo, cioè l'MMA, e dove ha avuto appunto questo incontro che non era andato bene, e quindi è una forma di rivalsa, ecco. Questa noi la viviamo in questa maniera, ecco. Allora ci vediamo nell'after match per i commenti del caso. Va bene. Grazie a Garcia Amadori, come sempre puntuale sul pezzo. Grazie.